Dottor Meconi, Regione Marche, quanto è importante per l'economia della Regione il nostro mare? Ma il nostro mare è molto importante per la pesca, noi siamo all'incirca la, la terza regione italiana per il prodotto, variamo circa il 10%, della produzione nazionale viene prodotta nelle Marche, anche se abbiamo dei battelli intorno al 7%, quindi significa che abbiamo battelli molto grandi, quindi una grande capacità di pesca. Ma oltre a questo, oltre a questo il nostro mare, il nostro prodotto è molto importante per tutto l'indotto. Abbiamo delle aziende di trasformazione tra le più importanti d'Italia, soprattutto nel Polo Sud, eh, nella zona di San Benedetto, e abbiamo poi un un eccezionale volano eh, per il turismo perché la pesca, il prodotto ittico, è eccezionale per eh, tutti gli altri settori, in primis quello del turismo. Quindi un indotto mare, turismo, pesca e quindi alimentazione, un'alimentazione sana. Sicuramente sì, noi abbiamo un grande vantaggio rispetto a tante altre regioni, abbiamo un'economia ancora sana, abbiamo il mare bello, abbiamo il prodotto fresco che è in grado di arrivare eh, sui mercati anche più vicini, stiamo cercando di sviluppare questa, eh, questa valorizzazione del prodotto massivo. Quelle tre o quattro specie che sono le più presenti, perché tutto il resto poi non c'è proprio questo bisogno di promuoverlo. Non abbiamo che le grandi quantità di scambio di merluzzi, ma abbiamo grandi quantità di pesce azzurro, di vongole, di cozze e stagionalmente anche di altro prodotto. E vogliamo valorizzarlo a cominciare dai ragazzini. Tant'è che adesso parte in questi giorni sta partendo un, un bando per le scuole per promuovere e far mangiare il pesce ai ragazzini, ai bambini delle scuole, quindi nelle menze scolastiche. Abbiamo un prodotto sano e vorremmo che si cominciasse già da bimbi a mangiarlo.